Nelle scorse settimane, a chi mi chiedeva se Milano era pronta a affrontare l'aumento dei costi dell'energia, ho detto che eravamo già al lavoro con la 2A e il Politecnico per studiare le soluzioni più efficaci e che però avremmo aspettato il decreto del Governo per presentare alla fine il nostro piano energia. Come sapete, la settimana scorsa il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato alcune prescrizioni sull'utilizzo degli impianti di riscaldamento. In estrema sintesi, la stagione termica, cioè quella in cui è consentito accendere i riscaldamenti e che va da ottobre, diciamo in Lombardia da metà ottobre ad aprile, durerà 15 giorni in meno, quindi parte 8 giorni dopo e finisce 7 giorni prima. L'accensione giornaliera degli impianti diminuirà di un'ora e bisognerà regolare le temperature un grado in meno rispetto al massimo consentito. Ricordo che queste prescrizioni non valgono poi per scuole, centri anziani, strutture sanitarie e così via. Ora, a queste misure che arrivano dal governo e che sono cogenti per tutti i comuni, aggiungeremo a Milano una serie di azioni rafforzative con l'obiettivo di ridurre i consumi degli edifici comunali e di aiutare cittadini e cittadine a contenere gli aumenti. Ma vado con ordine. Cominciamo dallo smart working. Ne ho parlato spesso in questi giorni e siamo arrivati a definire la formula insieme ai sindacati. Chiuderemo alcune sedi di uffici comunali venerdì, così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile in occasione della chiusura saranno quindi invitati a farlo. Chi non potrà sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come per esempio quella di Via Larga. Ovviamente questa misura riguarderà in misura limitatissima gli uffici aperti al pubblico. Ridurremo il funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove è possibile, e delle pompe di acqua rifalda. A partire da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale e lo faremo con prevalenza al mattino. Con queste azioni, che sono pronte ad essere messe in campo subito, contiamo di ottenere un risparmio di oltre 1,5 milioni di euro. Intanto andremo avanti con lo studio di ulteriori pratiche da realizzare nel lungo periodo, con l'obiettivo di ridurre stabilmente i carichi energetici. Ad esempio, la sostituzione delle vecchie lampadine con corpi a LED che stiamo portando avanti, soprattutto nelle scuole. Il secondo piano di intervento riguarda i cittadini, le cittadine e anche i city users. A partire da martedì prossimo, il 18 ottobre, inizieremo una campagna di sensibilizzazione con consigli pratici fatti con il Politecnico da mettere in atto quotidianamente per ridurre i consumi. Lo faremo con gli strumenti a nostra disposizione per garantire la più ampia diffusione possibile. Ad ATM abbiamo chiesto uno sforzo sulla regolazione della temperatura nei mezzi pubblici, abbassando di un paio di gradi la temperatura sui bus elettrici e i tram. E insieme a Camera di Commercio stiamo lavorando per definire iniziative analoghe, a partire dallo spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte e da una maggiore attenzione all'apertura e alla chiusura delle porte. Ma come sempre è bene che ognuno faccia la sua parte. Grazie.